A un certo punto, non so se era disperazione o coraggio, che cos'era? Ma coraggio sicuramente, perché è una partita da rimettere in piedi, meritavamo di rimetterla in piedi. Forse non siamo partiti benissimo, però dopo il gol la squadra ha creato tantissimo, sia il primo tempo che il secondo tempo. Abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio, in precisione, sotto aspetto tecnico, però fino al 95esimo i ragazzi hanno cercato di portare a casa la vittoria contro una squadra che ha dimostrato tutto il suo valore, ostica, veloce, con un calciatore di qualità. Mi spiace per i ragazzi perché avrebbero meritato magari di vincerla alla fine, però andiamo avanti, pensiamo a queste ultime 8 partite dove ci giochiamo tanto. Il gol frutto delle bucate di Fischnell si può un po' attribuire alle mancanze di meccanismi di questi tre che insomma hanno giocato poco insieme, la linea insomma, ha lavorato un Forse po' con sì, Smalling. abbiamo lavorato male in quella situazione, anche nell'uscita di Buzeguli magari poteva temporeggiare, aspettare e concedere un passaggio laterale piuttosto che l'imbucata. Abbiamo avuto anche pochi giorni per lavorare con questi tre difensori, è un momento di emergenza, però nei momenti di emergenza questa squadra ha dimostrato sempre carattere. Mister, lei la vigilia l'aveva detto, questa è una squadra che non ha molte pretese rispetto al campionato, ma questo non avere pretese si trasforma in leggerezza mentale. In effetti il Sudtirolo è sembrato un avversario comunque propositivo che ha giocato a calcio, che ha giocato a calcio dal primo all'ultimo minuto, testimonianza del fatto che l'equilibrio e la leggerezza mentale fanno la differenza in questo finale di stagione. Sì, quello sì, è stata una bella partita, innanzitutto, giocata bene entrambe le squadre, poteva vincere il Sudtirolo, poteva vincere il Novara, forse questa leggerezza mentale li ha agevolati per essere più propositivi e portare più uomini sopra la linea della palla, però ripeto, tranne i primi 20 minuti dove siamo andati sotto, poi la squadra ha corso, ha lottato, ha creato, potevamo portare a casa qualcosa in più. Sua squadra è sembrata molto ben messa dal punto di vista fisico, in una condizione molto brillante, ha chiuso in crescendo, malgrado lo sforzo di giocare con quattro attaccanti che insomma impone anche in fase di sacrificio qualcosa di più. Ma la squadra sta bene perché li vedo lavorare durante la settimana, che sicuramente dobbiamo migliorare qualcosina per evitare questi 20 minuti iniziali o il gol del vantaggio del Sudtirolo dove secondo me sarebbe stata una partita diversa se fossimo andati in vantaggio noi. Senta, questo 4-2-4 di cui abbiamo parlato, che vabbè, è una cosa di necessità, credo si faccia diventare di necessità virtù, e rifaccio la domanda pensando che col senno di poi partire con la difesa 4 e poi in corso d'opera non ci ha neanche pensato un minuto. No, assolutamente, perché ha dato i suoi frutti il modo di giocare fino ad oggi, con i nostri pregi e con i nostri difetti, stravolgere con 2 giorni di lavoro, togliere certezze a una squadra che aveva vinto 3-0 in casa, secondo me, opportuno. Quello che lascia qualche rammarico è che questo Novara debba magari creare 10 palle gol per farne una, mentre Quello sì. invece molto spesso le occasioni più nitide, penso anche a quella di Fischnell, siano frutto degli avversari, siano anche frutto di errori, come lasciamo stare poi i due. Se tre errori, mister, potevano essere tre gol, tutti e tre. Sì, assolutamente. Loro hanno creato 3 palle gol su 3 nostri errori. È quello che dobbiamo limitare, continuare a produrre le 10-12 palle gol che creiamo sempre noi.